Grazie Presidente Sangalli, grazie a tutti, più coraggio e meno tasse, sono d'accordo. Ora cerco di spiegarvi come vorrei fare, ma credo che il punto vero sia riuscire in questa fase a parlare un linguaggio di verità. Tu, caro Carlo, lo hai fatto, hai detto cose, non su tutte sono d'accordo, su molte sì. Ma prima di tutto voglio esprimere un ringraziamento personale a te, alla Confcommercio Milanese, alla Camera di Commercio Milanese, perché ospite tuo, nel momento più duro della preparazione dell'Expo, abbiamo messo in campo, in un momento di difficoltà pazzesco, eravamo sui pedali, per utilizzare la tua immagine di Scarponi e di Nibali, eravamo molto in difficoltà, la salita era molto dura, era il 2014, e Carluccio Sangalli ci ospitò a Milano, mettendo insieme il gruppo dirigente del governo, della regione, della città, dei corpi intermedi che funzionano, quelli che funzionano, e insieme, guardandosi negli occhi, ci dicemmo: noi faremo l'Expo nonostante tutto e nonostante tutti. Grazie anche alla vostra passione. Grazie anche alla vostra dedizione e determinazione. E poi c'è un elemento di gratitudine personale, prima di entrare nel linguaggio economico e nella situazione del paese. Io ho assistito alle discussioni più, so che siamo nel campo che forse molti di voi non crederanno appassionante, ma per me la Confcommercio, prima di diventare sindaco, prima di discutere con tante e tanti di voi, era innanzitutto l'elemento principale di scontro tra mio nonno e mio padre sulle preferenze dentro la Democrazia Cristiana. Mi spiego. Quando mio padre, consigliere comunale di opposizione in un piccolo comune rosso toscano della sinistra DC, arrivava al momento elettorale, faceva il giro delle case per proporre i propri candidati e con le preferenze e con i numeri. E c'era uno che non riusciva mai a convincere, ed era mio nonno Adone, perché lui prendeva l'indicazione e votava, mi ricordo l'87, avevo 12 anni, c'era il candidato numero 11, si chiamava Valentino Giannotti, qualcuno a Firenze se lo ricorda come uno dei punti di riferimento della Confcommercio, perché c'era un mondo intero che ascoltava e che partiva proprio da quella presenza sul territorio così radicata per motivi personali. Caro Presidente, non c'è più quel mondo lì però. C'è ancora bisogno di soggetti intermedi forti e vivi, ma non c'è più quel mondo lì. Bisogna avere il coraggio di guardarsi negli occhi e di dire che quello che ci attende è un futuro pieno di opportunità e pieno di difficoltà. Lo scenario internazionale, poi vengo, anzi se mi preparate vorrei prendere delle slide di Sangalli dopo, ve la chiamo io quella sull'IVA, perché c'ho da dirgli qualcosa su quello e non solo su quella. Ma lo scenario internazionale nel quale ci troviamo immersi fino in fondo è uno scenario particolarmente esaltante per chi ha voglia di mettersi in gioco e di provarci. Interi business totalmente innovativi sono nati da zero, da gente che è cresciuta nelle università di tutto il mondo, soprattutto americane, e che si è inventata qualcosa di nuovo. E quei business oggi paradossalmente possono essere utili a voi, a noi. La grandezza della diffusione di reti tecnologiche all'avanguardia può permettere al piccolo commerciante locale di sopravvivere o viceversa di fallire del tutto. È un gioco che purtroppo prevede nuovi vincenti e nuovi perdenti. La vera scommessa dell'Italia è capire se tutti insieme saremo nelle condizioni di stare dalla parte dei vincenti, e la vera scommessa di Confcommercio e del governo con Confcommercio e con gli altri soggetti sociali protagonisti è quella di riuscire ad aiutarvi ad essere protagonisti nel mondo che cambia. La sfida è complessa. Da qui a 10 anni, quando Confcommercio festeggerà 80 anni e sarà forte, solida come adesso, quando Confcommercio festeggerà 80 anni probabilmente le auto saranno sempre di più senza guidatore. Quando Confcommercio festeggerà gli 80 anni le trasformazioni della moneta digitale e dello scambio economico basato non più sul contante saranno impressionanti e pervasive. Quando Confcommercio festeggerà gli 80 anni, il mondo intero avrà sempre meno frontiere dal punto di vista dello scambio economico,
ma sempre più opportunità e problemi. Si tratta di decidere di dove vogliamo posizionare l'Italia. Questo è il linguaggio di verità che io sto cercando di fare da 2 anni e che la vostra assemblea mi permette di riprendere in modo molto franco. Perché la mia tesi, ed è la tesi che ho apprezzato moltissimo nel discorso di Carlo Sangalli, che con più esperienza di me l'ha sostenuta in modo molto chiaro, è che l'Italia nei prossimi 10-20 anni possa essere dalla parte dei vincenti, perché ha tutto. La mia lettura positiva sulla realtà del Paese non nasce da un generico ottimismo, da un generico volemose bene, da un generico dai che andrà meglio. Nasce da una consapevolezza che l'intuito, il talento, il genio italiano, unito al fatto che in questi anni una zavorra c'è stata ed è stata la mancanza della capacità da parte della classe politica di accompagnare il cambiamento, questa doppia lettura porta a dire che se facciamo oggi tanta fatica e proviamo a cambiare le cose, tra 10 anni i nostri figli staranno in un mondo in cui saranno protagonisti. Questa è la lettura che ci anima. È molto semplice, se vuoi, non semplicistica, è molto semplice. Che cosa accade nell'economia della trasformazione delle reti? Che c'è comunque bisogno di qualità della vita e bellezza, che c'è bisogno di prodotti tipici, che c'è bisogno di avere un sentimento di rapporto. Scusami, tu hai detto una cosa bellissima. Hai detto, caro Carlo, caro Presidente, e lo ha detto prima di te, la commerciante dell'Aquila e l'ha detto Vincenzo, l'avete detto in tanti. Questo è un tempo in cui c'è bisogno di relazioni. Persino i business più impressionanti dal punto di vista economico, innovativi, Facebook, tutti i vari social network, gli strumenti che vi fanno concorrenza in alcuni casi e che vi fanno male in molti casi, nascono da un bisogno, il bisogno di riscoprirsi comunità, rete, di dire noi. Poi paradossalmente rischiano di ostacolare questo bisogno di comunità. Ma che cos'è un social network se non un posto nel quale qualcuno cerca un rapporto? Riuscire a far capire che il rapporto che tu puoi avere sui social network è 100 volte inferiore rispetto al rapporto che puoi avere con la persona che ti sta accanto, con il vicino di casa, ma quindi con il negozio di vicinato, fatemelo dire con parola fiorentina, con la bottega, con la riscoperta della bottega, è un elemento culturale straordinariamente importante. Ma per riuscire a farlo, caro Presidente Sangalli, l'Italia deve guardarsi con occhi di verità allo specchio. Noi oggi festeggiamo, si fa per dire, dei dati positivi, gli ennesimi, sull'occupazione. Vengo a dirlo qui, a Confcommercio. Questi dati riguardano gli altri e non voi. Voglio essere molto chiaro. Il dato che avete presentato vede dei piccoli segnali in avanti. Prendete il video che il vostro presidente ha mostrato. Dal 2008 al 2014, recessione pazzesca, la peggiore dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente Mattarella ve lo ha illustrato nel suo messaggio, siamo d'accordo. Nel video di Sangalli si vede che finalmente dal 2015 al 2016 qualcosa si sta muovendo. Ma, e lo vengo a dire a voi, quindi tutt'altro che a cercare l'applauso facile, è accaduto che questa ripresa ha coinvolto soprattutto altri settori. Vi parlo dei numeri dei posti di lavoro dell'Istat. Sono numeri che un qualsiasi paese che non vive di rancore ideologico dovrebbe accogliere con uno sguardo sorridente. Perché prendiamo atto che l'Istat dice, oggi parla di 240.000 occupati, quasi tutti a tempo indeterminato in più, e dal febbraio 2014 ad oggi sono 455.000 posti di lavoro in più, più 390.000 a tempo indeterminato, cioè dei 455.000, 390.000 sono a tempo indeterminato. Quindi aver cancellato l'articolo 18 non ha tolto dei diritti, non ha permesso di licenziare, ha permesso di assumere alle imprese. Ma i numeri dell'Istat ci dicono che questa crescita è soprattutto dei lavori a tempo indeterminato, ma vede i lavoratori autonomi e la piccola impresa in situazioni ancora di sofferenza. Noi siamo al record storico di lavoratori a tempo indeterminato nella serie storica dell'Istat e contemporaneamente abbiamo un crollo che voi verificate nella vostra realtà quotidiana delle piccole realtà che sono il nervo della nostra economia. Dunque, i risultati sono sì positivi, il Jobs Act certo che ha fatto dei risultati positivi, ma ancora non è sufficiente a rilanciarci nel mondo dei prossimi 10 anni. Allora, che cosa proponiamo noi? C'è un tema
Di tassazione? Sì, che c'è un tema di tasse. Mi rimandate la scheda dell'IVA, la slide dell'IVA che avete fatto vedere quando ha parlato Carlo Sangalli? No, vabbè, giustamente, ascoltate il presidente di Confcommercio. Non toccare l'IVA è un impegno irrinunciabile per la crescita. Bene, l'applauso. Prendo l'impegno irrinunciabile per la crescita per il 2017. Va bene, era quello che Sangalli mi aveva sostanzialmente costretto a fare, ma lo faccio volentieri. Però ti chiederei e vi chiederei l'onestà di riconoscere, l'onestà intellettuale che certo non vi manca, di riconoscere che l'IVA non si tocca più dal 2013. Da quando ci siamo noi al governo ci sono state clausole nel 2014, nel 2015, nel 2016. Non si sono mai toccate. L'ultimo aumento dell'IVA è datato 1 ottobre 2013. Noi siamo al governo dal febbraio del 2014. Togliamo dal campo l'IVA. Entriamo nel merito delle altre misure. Come si fa ad avere un minimo di credibilità per poter abbassare ancora le tasse? Perché qualcosa oggettivamente abbiamo fatto. Gli 80 euro super discussi, super contestati. Ma guardate, io sugli 80 euro ho grandissimo rispetto per chi li ritiene una mancia elettorale. Siccome conosco delle persone che guadagnano 1000 euro al mese e non riescono ad arrivare alla fine del mese e grazie agli 80 euro si sono permessi uno zainetto in più, una cena in pizzeria in più, io su questo sono contento. È una valutazione che rispetto. Oh, ragazzi, che gli 80 euro non fossero apprezzati da voi lo sapevamo da tempo, ma che gli 80 euro fossero una misura di giustizia sociale verso della gente che non arrivava a guadagnare nemmeno 1500 euro al mese lo rivendico con forza e non mi farete cambiare idea, e ve lo dico con rispetto che si deve a persone che non la pensano in questo modo. È stato il primo atto, il più simbolico. Poi c'è un passaggio sul quale forse siamo d'accordo, che si... Sono molto d'accordo anche su questo. Io guadagno 5.000 euro netti al mese, che sono tanti. Fermi lì. No, guardate ragazzi, ho fatto l'arbitro in Garfagnana. Se pensate che mi preoccupi fare una discussione sugli stipendi, c'è un punto centrale. La riduzione dello stipendio, caro amico che sei intervenuto su questo, la puoi fare su due settori. Il primo sui manager pubblici, e il primo atto insieme al decreto degli 80 euro è stato il tetto dei 240.000 euro. Attenzione a perdere la memoria, perché su questo è un problema. Il secondo riguarda la classe politica. Io volevo fare un discorso più completo, ma se volete su questo a me mi chiamate a notte, mi chiamate senza me, che a me mi è brutto. Mi chiamate a correre, invitate la lepre a correre. Io credo che la zavorra di questo paese sia stata il fatto che c'è stato un eccesso di numero di politici e una carenza di buona politica. E siccome ci sono stati troppo politici, la riforma costituzionale è la prima opera di riduzione del numero dei politici nella storia italiana. Questo è il dato di fatto. Allora, uno la può pensare come crede, la può pensare come crede sugli 80 euro. La può pensare, poi arriverò. Qualcuno dice, per esempio, che l'IMU e la TASI non sono state una buona scelta. No, perché è normale. Perché voi siete stati per anni a discutere, a lamentarvi che le tasse non andavano bene, erano troppe. Tutti gli anni ve le aumentavano. Noi stiamo iniziando a ridurle e voi state dicendo giustamente che non è sufficiente e vi lamentate perché iniziamo a ridurre quelle degli altri. Ma c'è un fatto pazzesco in questo paese, che è iniziata l'operazione di riduzione fiscale. E io arrivo poi su questo perché voglio arrivare al 2017 e dare delle risposte a Sangalli, o meglio, fare una proposta a Sangalli e a tutti voi. Però c'è un punto sullo stipendio, sugli stipendi. Io sono qui davanti a voi a non farvi un discorso demagogico contro la politica. Io credo nella politica. Fischiatemi pure se avete il coraggio. Io sì, rispetto il fatto che tu non ci creda. Ma se vuoi avere un paese che cambia ed entra nel futuro, hai bisogno di credere in una politica che cambi passo, che cambi tono, ma che sia una politica con la P maiuscola. 70 anni di storia della Confcommercio dimostrano questo, cari amici di Confcommercio, che voi dovete credere nella politica e che l'atteggiamento di chi dice che sono tutti uguali fa il vostro male, non il vostro bene. Allora, su questo punto, noi stiamo facendo un percorso di riforme che vuole dare ai cittadini la possibilità di scegliere alla fine. Voglio essere chiaro su questo, perché è un passaggio importante. Cosa è accaduto in questi anni? È accaduto che attraverso il lavoro delle riforme
Noi stiamo restituendo la possibilità di avere un governo che decide di fare le cose o le altre. E su questo tema, penso che la zavorra a cui ha fatto riferimento Sangalli sia la zavorra dell'eccesso di ceto politico. Ma la riduzione delle tasse, torno al punto che Sangalli mi ha posto come elemento chiave, tu puoi discutere quanto vuoi. Vorrei che ci fosse una verifica delle cose che sono state fatte. Te le elenco, caro Carlo. Il superammortamento al 140%. No, non applaudite. La domanda è, funziona o no? Perché io su questo tema vorrei che facessimo una discussione tra di noi. Noi vi abbiamo dato, anche a voi, la possibilità di avere un superammortamento al 140%. Vi dico con chiarezza le posizioni in campo. Ve le dico con chiarezza. C'è chi dice che si è trattato di una misura fondamentale, e c'è chi dice che o la mettiamo su alcuni settori soltanto o non funziona. Faccio un esempio di un settore che può interessarvi, non è l'unico, ma che può interessarvi. C'è qualcuno che dice o la mettiamo soltanto sul turismo e l'accoglienza, cioè ristoranti, alberghi, magari più forte del 140%, oppure non darà mai i frutti sperati. Io su questo chiedo alle associazioni di categoria di fare una riflessione seria, concreta, pragmatica di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. Secondo punto, questa vi riguarda un po' meno, ma è comunque importante, riguarda più chi ha molte persone assunte. Noi siamo intervenuti sull'IRAP nella componente costo del lavoro. È un intervento strutturale. È un intervento strutturale che ha prodotto dei risultati. Io credo che sia un principio di buonsenso mantenere. E credo che su questo ci debba essere l'impegno delle parti datoriali condiviso. Terzo punto, che è molto importante. Noi siamo intervenuti con due misure, quella che voi contestate, che parte di voi contestano degli 80 euro, e quella finalizzata invece più sugli incentivi temporanei sul mondo del lavoro. Ma questa discussione si riaprirà per il futuro senza toccare gli 80 euro e la discussione sugli incentivi, si concentrerà nei prossimi mesi se intervenire di più sull'IRPEF, come tu hai suggerito nella tua relazione, o se intervenire di più su una misura di riduzione del cuneo, o di IRES, o nel vostro caso di IRI e non soltanto. Ecco, il punto centrale però, caro Presidente Sangalli, è che questa cosa l'abbiamo fatta perché in Europa la nostra classe dirigente ha smesso di andare a prendere l'elenco delle cose da fare. Ha iniziato a fare l'elenco delle cose che volevamo, ha ottenuto la flessibilità che qualcuno considera un piccolo contentino, ma significa 30 miliardi di euro in due anni, che sono andati tutti nella riduzione della pressione fiscale con discussioni di merito su cosa funziona meglio e cosa non funziona, ed ha bisogno di una cosa. Della credibilità del paese, su cui chiudo. Tu hai fatto riferimento a Scarponi. Scarponi è il gregario di Vincenzo Nibali. Nibali ha vinto un Giro d'Italia dove è partito da grande favorito, ha avuto due settimane così così, ha fatto una cronometro a Greve in Chianti che poteva andare meglio, poi alle prime salite ha avuto un po' di difficoltà e intorno a lui ha avuto tutti che gli hanno detto sei finito, sei finito, sei finito. Ha detto il vostro presidente, il nostro capitano è l'Italia. Io la penso come lui su questo. L'Italia è attraversata da un crescente sentimento di apprezzamento e di fiducia dall'estero. Noi non siamo più quelli che vanno sui giornali per scandali e per problemi. Noi siamo considerati quelli che sulla vicenda libica hanno evitato di fare avventure come hanno fatto i francesi e gli inglesi nel 2011 e hanno avuto il coraggio e il buonsenso di avere una linea da mandare avanti. Noi siamo quelli che sull'immigrazione, dove lo voglio dire così qualcuno riparte coi fischi, noi qui non c'è nessuna invasione, c'è un grande problema emergenziale, certo. Ma non c'è nessuna invasione, perché l'anno scorso erano 52.000 e quest'anno sono 49.000. E io vi voglio dire che la cultura di mio nonno che vi ho raccontato prima, che faceva il sensale e per il quale stringere la mano era un contratto, mi porta a dire che quando c'è qualcuno che sta rischiando di morire in mare, prima di fare grandi discussioni, il mio paese è orgoglioso di cercare di salvarla, quella persona, prima ancora che di fare polemiche demagogiche e qualunquiste.
E stiamo cercando di spiegare ai nostri amici europei che questo è il modo con il quale noi dobbiamo cambiare. Abbiamo cercato a livello internazionale di raccontare che non è sulla paura che si vincono le sfide. Negli Stati Uniti d'America sono in corso, sono appena terminate, delle primarie incredibili. Giocate più sulla paura che non sul coraggio. Giocate più sulla evocazione dei muri, vi dice qualcosa in Italia e in Europa, che non sulla piazza. Io penso che i commercianti italiani, che gli aderenti a Confcommercio, sono quelli, per come li conosco io, per come li ho visti lavorare nella mia città, e per come una visione forse romantica mi lascia pensare, sono quelli che la mattina, anche lamentandosi, perché se no uno non sarebbe un commerciante fiorentino soprattutto, anche italiano, ma diciamo, commercianti fiorentini su questi sono ancora più bravi di quelli italiani in termini di lamentazione, però è uno che quando va a tirare su il bandone, la saracinesca, lo fa per i soldi, certo, è ovvio, fa profitto, non sia mica la misericordia, quello va a fare volontariato, lo fa perché vuole fare profitto, ma lo fa anche perché c'ha un valore dentro il cuore, che è l'idea, oggi la chiamano valore sociale dell'impresa, è qualcosa di diverso, è l'idea che facendo il proprio pezzettino di lavoro, tenendo aperto un bandone, pulendo la vetrina, rendendola bella, magari io l'ho imparato ringraziando queste donne e questi uomini, pulendo anche il pezzo di marciapiede oltre quello davanti alla propria bottega e andando a starare i tombini quando la società pubblica non lo faceva, queste persone non lo fanno perché hanno semplicemente voglia di guadagnare, perché nella fase migliore dell'economia italiana bastava metterli in finanza, in bot o in altre e avrebbero guadagnato di più, lo fanno perché credono in questo paese. E allora, caro Presidente, indipendentemente da chi guida pro tempore il Paese o chi guida pro tempore la Confcommercio o chi guida pro tempore la Regione o la città, c'è un punto fondamentale. A fronte delle possibilità e delle incertezze internazionali, l'Italia riparte se restituiamo fiducia ai consumi, se finalmente la smettiamo di lamentarci soltanto di quello che non va. Io lo so che ci sono tante cose che non vanno, ma pensate che non sia il primo ad essere indignato con me stesso e con gli altri quando vedo gli eccessi della burocrazia, quando vedo le cose che non funzionano dal punto di vista dell'organizzazione dello Stato, quando vedo delle cose enormi nelle agenzie fiscali che non funzionano. Sono il primo a indignarmi con me stesso. Ma c'è un punto fondamentale. Accanto all'indignazione e alla rabbia per cercare di cambiare le cose, se vogliamo riportare l'Italia là dove i nostri nonni e i nostri padri l'hanno portata, bisogna avere il coraggio e la forza di guardare anche con uno sguardo di fiducia e con un messaggio che non sia un messaggio ottimista, ma sia un messaggio positivo. Ecco, io penso che l'Italia nel mondo di tra 10 anni, dove non ci saranno più autisti a guidare le macchine, no, dove ci saranno però le macchine senza autista, sì, dove ci saranno le reti innovative, dove ci saranno le botteghe che venderanno a quello del piano di sopra, ma venderanno anche attraverso internet in tutto il mondo in modo molto più forte, e magari riscopriremo la bellezza dei prodotti tipici del chilometro zero, della qualità della vita e della bellezza dell'essere italiani, in quell'Italia lì, se per una volta iniziamo tutti insieme a remare nella stessa direzione, quell'Italia lì ce la farà, per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti. In bocca al lupo alla Confcommercio, viva l'Italia che ci prova e che rischia. In bocca al lupo.